Benvenuti alla sesta puntata di Lo sapevate che? Di Belli Art Italia. Io sono Ornella. E io sono Claudia. Siamo due belli artist che realizzano i ricordi della gravidanza. Nelle precedenti puntate vi abbiamo raccontato del dipinto sul corpo, abbiamo fatto un viaggio storico a partire dal 60.000 a.C. fino ad arrivare ai giorni nostri per raccontarvi il significato che le tribù e le popolazioni attribuivano proprio alla pittura corporale. Vi abbiamo parlato dei colori, del loro significato profondo, degli strumenti utilizzati, delle tecniche anche moderne per belly e body painting. Nella quinta puntata vi abbiamo mostrato alcune delle nostre immagini di belly painting realizzate durante i nostri eventi per raccontarvi della bellezza dei calchi del pancione. Nella puntata di oggi vi parleremo delle nostre giornate a tema, dove realizziamo i belly painting, un mini servizio fotografico e video backstage, il tutto ad un prezzo molto speciale ma limitato a sole 6 coppie di futuri genitori. Le giornate con belly painting a tema sono organizzate con una serie di appuntamenti che durano un'ora, in cui riceviamo le coppie di futuri genitori e i bambini già presenti in casa. Quali sono i temi? Ora li scoprirete. Cominciamo con la giornata a tema Belly Mapping, in collaborazione con l'ostetrica Clara Viola. Si tratta di un belly painting molto speciale. L'ostetrica Clara, toccando delicatamente il pancione, stabilisce la posizione del bambino al suo interno. Anche il futuro papà, con l'aiuto dell'ostetrica, sente la posizione del suo bambino. Poi l'ostetrica mi spiega dove si trova la testina del bambino, le sue braccia, le sue gambe, il culetto, in modo tale che io posso riprodurlo con i pennelli sulla pelle della futura mamma. Claudia inizia il suo lavoro e magicamente molto spesso capita che il dipinto rispecchi il reale viso del bimbo che poi nascerà. Al termine del servizio realizziamo poi foto e video per ricordarci della giornata passata con noi. La giornata a tema dedicata al belly mapping è una delle più emozionanti mai fatte. Per i futuri genitori poter sentire la posizione del loro bambino e poi vederlo dipinto sul pancione è davvero un'emozione unica. Ogni neonato è posizionato in modo diverso e vederli dipinti non lascia più spazio all'immaginazione. È un modo per avvicinare ancora di più i futuri genitori al loro bambino. Claudia è davvero bravissima. Pensate che realizza questi belly painting in meno di un'ora. Grazie. Ed ora parliamo della giornata dedicata al mandala. Bellissimo significato il mandala. Ma che cos'è? Il mandala significa cerchio, circonferenza ed è una rappresentazione dell'intero ciclo dell'esistenza. La sua forma circolare è la raffigurazione dell'universo interiore. Dipingere un mandala sul pancione significa mettere in connessione la futura mamma con il suo bambino. Il mandala non è solo una forma d'arte, ma soprattutto un mezzo per definire uno spazio sacro. E cosa c'è di più sacro di un ventre in cui è custodita una nuova vita? Già. Per dipingere il mandala abbiamo deciso di utilizzare il colore nero, perché è il colore associato al mistero, alla riservatezza e all'eleganza. Eleganza che completiamo con l'abbigliamento della futura mamma, che è totalmente in pizzo. In chiusura dell'ora dedicata ai futuri genitori realizziamo un piccolo servizio fotografico dove anche il papà è protagonista, come vediamo. Un'altra giornata con belli painting a tema che a noi piace tantissimo è quella dedicata ad Halloween. Giusto! Guardiamo la prossima slide. Papà e mamma scelgono il dipinto da una serie di bozze dedicate ai bimbi o alle bimbe e qualcuno che possa andare bene per entrambi i sessi, come quello nella foto che è dedicato ai futuri genitori che non vogliono sapere il sesso del loro bambino. E ce ne sono tanti. Sono tantissimi i soggetti che si prestano alla realizzazione del belly painting a tema Halloween. Guardate ad esempio questa simpatica streghetta. Oppure questa draculina. Dipingo queste meraviglie
in soli 40 minuti, perché come già vi abbiamo detto gli appuntamenti delle giornate a tema sono di un'ora per ogni coppia e quindi dopo il dipinto deve rimanere un po' di tempo anche per le foto. Claudia dipinge anche i volti del papà e dei primogeniti, così le fotografie verranno ancora più belle. Inoltre mettiamo a disposizione anche i costumi di Halloween che papà e mamma possono indossare. Guardate che bella questa foto dove la futura mamma ha il pancione dipinto e i suoi figli si divertono ad inscenare una situazione paurosa per le foto. Bellissimi! Domanda per tutti voi, cosa può costare secondo voi un'esperienza di un'ora in atelier Belli Art in cui vengono offerti biscotti, dolcetti, bevande, viene fatto un bel painting sul pancione della futura mamma e vengono realizzate bellissime foto ricordo? Molto meno di quanto pensate. Chiude la carrellata delle giornate a tema, la più colorata e la più divertente, il carnevale! Abbiamo deciso di mascherarci anche noi, io da vecchia saggia e Claudia da fatina dei boschi. Piccola elfa! Invece Rosa e Marco hanno scelto per la loro piccola Iris una simpatica supereroina. Finito il dipinto, abbiamo fatto foto e video nel set fotografico carnevalesco. Sara e Fabrizio hanno scelto per la loro piccola Irene una piccola piratessa. Con loro erano presenti in atelier anche Martina di 6 anni ed Enea di 4 anni che avevamo coccolato quando era nel pancione della sua mamma. Anche per loro bellissime foto nel set fotografico. Mentre Lisa e Fabio hanno scelto per la loro piccola Aurora un dipinto davvero speciale in onore del papà che pratica Tai Chi. Entrambi si sono travestiti con abiti davvero simpatici che ci hanno permesso di fare dei bellissimi video e divertenti fotografie. Erika e Marco hanno scelto per il piccolo Alessandro un super dalmata. Amano così tanto i cani da aver portato con loro in atelier le loro cagnoline. Al termine del dipinto ci siamo divertiti tutti insieme a fare bellissime foto ed anche questi bellissimi dipinti sono stati realizzati da Claudia in meno di un'ora. Grazie! Siete curiosi di sapere quali e quando saranno le prossime giornate di Belli Painting a tema? Vi invitiamo a scriverci una mail a info@belliart.it. oppure a chiamarci al numero 02 80 88 72 37 che non ho letto perché lo so a memoria e vai! E invece noi vi anticipiamo quale sarà il tema della nostra prossima giornata speciale come quelle che vi abbiamo descritto e sarà per Pasqua! Dove ci saranno dei dipinti coloratissimi in cui includeremo le uova, il coniglio pasquale e i piccoli in arrivo che sputeranno fuori dai cestini delle uova, ma anche dalle uova di Pasqua. Sì, bellissimo. Sì, sì, infatti. Seguiteci, Se siete in dolce attesa, non potete perdere questa occasione. Seguiteci su Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e visitate il nostro sito internet www.belliart.it. Mi raccomando. Siamo giunti al termine della nostra sesta puntata della rubrica Lo sapevate che? Oggi vi abbiamo parlato delle giornate a tema del Belli Painting che facciamo presso il nostro atelier di Belli Art Italia per le coppie di futuri genitori. Nella prossima puntata entreremo proprio a parlare del belly casting, i calchi del pancione, quindi non perdetela! Seguiteci! A presto! A presto! Grazie! Ciao! La mano qua mi piace! E poi... Dicevo. Il vaso intendi questo? Il vaso! Non è un vaso! Benvenidos! Qual è quel cane che ha questo gagarozzo qua? Prova a fare anche... Bau bau! Che realizzano ricordi della gravidanza. Mi piacciono i termini...
ogni che usano loro la codifica non langa. Scopriremo! No. Non l'ho detto. E tu non hai detto quali sì. sono... L'hai non detto? Ho, no, non l'ho detto. Io stavo aspettando. Le giornate con belli... Ehi, lasciami il tempo, conta anche tu. Conta anche... E mi consolo oggi. La mia telecamera è quella là, però devo leggere. Quindi... Va bene, la... Dovevi andare avanti tu. No! Che culo! Che culo! 3, 2... Sembra confuso, ma ho capito tutto. Data della nostra rubrica... Lo sapevate che...